Buongiorno a tutti ragazzi, e eccoci qua in questo nuovo vlog. Visto che sul mio profilo Instagram avete votato in tantissimi cosa faccio in una giornata oppure le esperienze barra viaggi che faccio. E sono le 8 di mattina, sono andato a dormire più o meno alle 2 e mezza. E quindi, se vi chiedete come faccio a essere in tanti posti diversi sempre, fare un sacco di cose, anche perché dormo relativamente poco. Comunque volevo dirvi che oggi andrò al lago di Sauseo. Molto probabilmente non lo conoscerete, un laghetto molto piccolo, però veramente molto bello. Infatti vi lascio alcune foto. E nulla. Mi cambio e vado a prendere il mio amico. Ci sarà circa un'oretta di macchina più un'oretta e mezza di camminata. Non è molto, infatti cercheremo di arrivare per mezzogiorno, che almeno ci mangiamo qualcosa. Mi porterò degli outfit, magari per fare anche qualche foto carina. E nulla, bella raga, mi cambio e ci vediamo in macchina. Eccoci qua ragazzi, sono in macchina con la mia bella fiestina e adesso vado a prendere il mio amico, andiamo a prenderci qualcosa da mangiare, dopo affrontiamo questo piccolo viaggio. Ehi Ciao, Levante, com'è? ciao, guarda qua. Sto facendo il video. Sì. Ciao. Ok, ho recuperato il mio amico, adesso andiamo a prenderci qualcosa da mangiare per pranzo e poi affrontiamo il viaggetto. Ok ragazzi, ci siamo fermati a prendere qualcosa da mangiare, un po' di Nutella Biscuits che fanno bene all'umore. E poi abbiamo preso alcuni panini e un po' di pizza e dopo vi faremo vedere il pranzo molto easy. E niente, adesso stiamo facendo il viaggio, vi lascio magari qualche inquadratura dei paesaggi che vediamo. Pausa colazione. Ragazzi, siamo arrivati, un piccolo cambio veloce e ci vediamo mentre stiamo passeggiando in montagna. Stiamo camminando da circa 10 minuti, non ce la faccio già più. E molto bello come paesaggio, come potete vedere. Adesso vedremo dove ci condurrà il cammino. Stavamo camminando e ci siamo imbattuti in questo bel cartello qua, Venomous Snakes, cioè serpenti pericolosi, e non è molto carina come cosa. E probabilmente ci stiamo anche perdendo perché c'era un bivio e abbiamo fatto di testa nostra, quindi è stato bello. Siamo a un buonissimo punto, infatti siamo già arrivati al rifugio e teoricamente mancano solo 15 minuti al lago e dovrebbe essere un sentiero un po' più piccolino, però si fa e matte. Dov'è? Bella raga. Ok ragazzi, il sentiero l'abbiamo trovato.
Ed eccoci qua. Ok, ci siamo accampati e adesso ci mangiamo un boccone che abbiamo un po' di fame, e però c'è troppo bello. E se ne avete la possibilità veniteci, perché è una passeggiata che ne vale assolutamente la pena. E niente, vi facciamo vedere cosa mangiamo. Ok, stiamo mangiando e questo è il nostro pranzetto. Sono una pizza, due panini, questi qua, un po' di acqua e niente. Dopo c'è il viaggio di ritorno. Comunque ci siamo fermati al lago, abbiamo mangiato, abbiamo fatto le foto e abbiamo trovato altri cartelli che portano ad altri laghi, e quindi stiamo facendo un altro sentiero e andiamo a vedere. Speriamo in bene, sicuramente saranno belli. Vi aggiorno. Ok, abbiamo camminato tipo pochissimo, infatti siamo già arrivati e opa, non è assolutamente bello come quello di prima. È tipo una pozzanghera grande. Niente di che, torniamo indietro. Ok, siamo ancora al lago di prima, adesso riprendiamo il sentiero per tornare alla macchina e ci vediamo giù. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati finalmente in macchina e abbiamo camminato tanto, abbiamo fatto per la precisione 19.000 passi e è stata una bella camminata, molto, molto in salita, e però è stato appagante, diciamo, e ora torniamo a casa. Allora, stiamo viaggiando e abbiamo deciso di fare una strada alternativa, ovvero non fare più quella che abbiamo fatto prima, ma quella farne un'altra, ovvero fare il passo del Forcola. Ovvero, se non sapete, vi lascio la cartina. Ed è molto bello perché il paesaggio è veramente molto da montagna, diciamo, però è veramente suggestivo, quindi se avete la possibilità di passare, passateci, perché è veramente molto bello. E niente, ecco qua, siamo arrivati al passo, 2315 metri sul livello del mare. Eccoci, siamo fermati un attimo che almeno vi faccio vedere un po' il panorama. È tutto così, molto bello, e niente, adesso ripartiamo. Eccoci qua, sono arrivato a casa, mi sono già fatto anche una doccia e il viaggio è stato molto molto carino e mi sono divertito e ho passato una bellissima giornata. E è stato un po' faticoso, però vabbè, è normale, e per queste esperienze ci vuole anche un po' di fatica. E spero di rivedervi nel prossimo video, spero che vi sia piaciuto questo vlog e non vedo l'ora di fare un altro trip. E niente, se vi va lasciate un like, un commento o una condivisione di questo video, e a breve nuovi video. Bella raga!